Bene, bravi, B. La serie B in 90 secondi. E venne il giorno della sconfitta per la capolista Verona. Dopo due mesi abbondanti di imbattibilità, il 10 settembre a Benevento, l'ultimo KO, gli scaligeri cedono di schianto al cospetto di un Novara scatenato. I 10.000 del Bentegodi assistono basiti alla disfatta di Pazzini e compagni, travolti con un perentorio 4-0 che non ammette repliche. Casarini, Viola, Faragò e Galabinov firmano la vera grande impresa di questa 14ª giornata. La squadra di Pecchia resta comunque in vetta alla classifica. Ad approfittarne del passo falso è soprattutto il Frosinone, che al Matusa regola 3-1 l'Ascoli e conquista il secondo posto a soli 3 punti dall'Hellas. Doppio Soddimo e il sigillo di Ciofani regalano ai ciociari, in un periodo di forma straordinaria, la quarta vittoria consecutiva. Momento d'oro anche per il Benevento, che si aggiudica 1-0 il big match contro il Cittadella. Un gol di Ceravolo a 9 minuti dal termine fa esplodere di gioia il Vigorito e lancia i campani al quarto posto. Appaiata ai ragazzi di Baroni c'è la SPAL, che nel primo anticipo di ieri batte 3-2 in rimonta il Brescia. Terzo successo consecutivo per i ferraresi, sempre più coinvolti in zona playoff. Con un punto in meno restano al sesto e settimo posto Virtus Entella e Perugia, entrambe incapaci di andare oltre il pareggio. 0-0 dei Liguri con la Provercelli, 1-1 degli Umbri col Trapani, del grande ex Serse Cosmi. Fa notizia il ritorno al successo del Cesena, dopo oltre due mesi. Al Manuzzi i ragazzi di Camplone piegano 2-0 il Pisa. La doppietta di Alejandro Rodriguez spezza un digiuno da incubo per i romagnoli, a secco di vittorie da ben 11 turni. A completare il quadro della giornata, l'1-1 tra Carpi e Avellino, il 4-2 della Salernitana sulla Ternana e l'1-0 del Latina al Menti contro il Vicenza. Per Super Sport Network, Vincenzo Maccarrone. Thank you.